La Puglia inverte il trend nazionale e cresce dell'8,5% nel turismo, nell'incoming che porta nella nostra straordinaria terra i cittadini del mondo. E quanto emerge qui dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove in questi giorni la Puglia non solo si presenta come la marketing destination, ma illustra anche tutte le politiche messe in campo per superare i risultati del 2014. La Puglia così diventa un modello da seguire anche quando il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, visitando il padiglione 9, parla di fare sistema con le altre regioni. Il turismo trainerà la crescita in Italia. Expo sarà un'occasione formidabile per mettere l'Italia in vetrina nel mondo, per far arrivare milioni di persone, soprattutto da paesi che stanno entrando per la prima volta nel mercato del turismo globale. Abbiamo l'occasione di puntare su un modello di turismo sostenibile che va dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, che offre le bellezze di tutto il paese. A fronte di questi dati nazionali che parlano di un più 0,1% di crescita, la Puglia accelera e supera. Un risultato questo raggiunto dalla Regione e da Puglia Promozione, che hanno puntato molto sulla internazionalizzazione. Una Puglia sconosciuta è diventata una Puglia invece meta assolutamente appetibile, segnalata da tutte le riviste specializzate, da tutti i giornali più importanti del mondo. Abbiamo lavorato sistematicamente alla professionalizzazione di tutti i mestieri del turismo. Il turismo maturo, il turismo nel villaggio globale, a livelli diciamo di competizione. Tra i dati registrati è interessante scoprire che l'incremento dell'8,5% è stato raggiunto anche con il plus della enogastronomia. Le risorse agroalimentari rappresentano infatti il punto di forza della Puglia, che così si prepara all'appuntamento di Expo 2015. Dove il tema centrale è nutrire il pianeta. Siamo anche in questa fase importante, quella di questi ultimi giorni, è quella di Expo 2015. A Expo noi porteremo le nostre bellezze, i nostri progetti innovativi, i progetti dei nostri giovani, ma poi stiamo lavorando su tre location importanti per il fuorifiera, ma stiamo lavorando anche per cercare di trasferire quante più persone possibile da Milano in Puglia, e quindi stiamo lavorando su attività di incoming. La Puglia così all'Expo punterà su tre elementi: paesaggio, sicurezza alimentare e benessere. Ma oltre al padiglione interno della fiera svilupperà anche un fuorifiera in cui presenterà i progetti territoriali che raccontano le diverse esperienze. Tra questi progetti raccontiamo Terre, che parlano delle bellezze del paesaggio, e a Puglia Felix, che descriverà due produzioni tipiche della nostra terra: l'olio degli olivi secolari e i vini rosati, dove la Puglia ancora una volta rappresenta la maggiore produttrice europea.